Non sarebbe male, sì, dai, 3 gol in due volte che lo incontro, non è male, non è male. All'andata un gran gol, quello dalla distanza, anche oggi un gol in un'azione splendida. Sì, perché appena Cancellotti stava dando la palla ho sentito Pompetti dietro che me la chiamava e ho pensato che fosse libero, quindi ho fatto il velo per poi buttarmi dentro, perché gli spazi oggi erano stretti, abbiamo fatto abbastanza fatica a trovare la palla tra le linee perché loro chiudevano bene e quindi ho provato questa giocata per buttarmi dentro l'area. E fortunatamente poi è passata, mi è arrivata e una volta che ho stoppato non ci ho pensato per tirare. Senti, a Canarese è firmato pareggiando dopo di voi, quindi un segno che comunque qualcosa sta cominciando a cedere anche tu. Quali sono gli errori che il prossimo che Pescara non deve ripetere per riprendersi i 3 punti che sono stati usurpati tenendo conto che da quella partita la Reggiana ha cominciato da suo scavare tutti davanti? Sì, vabbè, sappiamo che comunque la Reggiana è una squadra forte, però da come lo stiamo vedendo anche noi adesso e da come sapevamo anche prima, siamo anche noi una squadra forte. Sappiamo che andiamo a affrontare la Reggiana nel loro campo, dove ci sono tanti spazi, dove si può giocare la palla, quindi sarà una bellissima partita. E come l'abbiamo affrontata in casa, però l'abbiamo affrontata alla pari, a parer mio. Poi siamo stati sfortunati, c'era stato un fuorigioco, vabbè, vari episodi che poi hanno portato la partita su un altro binario. Però sappiamo che andiamo lì e veniamo da dei buoni risultati e sapere che comunque la Carrarese ha fermato, come ha detto te, la Reggiana. Siamo consapevoli che comunque sia, non sono imbattibili. Questo. Sei un giocatore che probabilmente con detto mister Ferrera sei anche una categoria che può essere una più. Ma è tornato delle partite fantastiche, delle partite, devo dire, per quanto riguarda la tua capacità abbastanza disarmante. Oggi hai fatto una partita, a mio avviso, per il livello di campo. Cosa ci dobbiamo aspettare da qui all'inizio della settimana prossima? Ma è su quello che io sto cercando di lavorare, la continuità di, come hai detto te, fare partite fantastiche ogni domenica che sia. E quindi dalla settimana prossima, comunque sia da questa, dalle scorse, io vado in campo sempre per fare il massimo. Poi ovviamente c'è la partita che va bene e altre partite che vanno meno bene. Però quello che su cui sto lavorando tanto è sul trovare la continuità e trovare grandi partite ogni volta. Anche perché noi giocatori, diciamo, nella tua creatura ci aspettiamo sempre qualcosa di più che da altri. Certo, assolutamente. Lo so bene, lo so bene, lo so bene. Per chiudere, insomma, a questo punto, in attesa anche del posticipo Modena Cesena, insomma, questo terzo posto è un po' più vicino, bisognerà vedere che succederà da lì. Insomma, l'obiettivo è questo, poi tra qualche settimana ci sarà pure Cesena qui all'Adriatico, insomma, in questo momento quel terzo posto sarebbe già un buon risultato considerando il ruolo di marcia di Reggiana e Modena. Certo, assolutamente. Sappiamo che il terzo posto è un grandissimo risultato, come dici te, guardando il ruolino di marcia del Modena e della Reggiana, però sappiamo che comunque, a discapito che andiamo contro il Cesena, contro la Reggiana, tutte le partite sono difficili, come quella di oggi, che comunque non è stata semplice. Quindi, indifferentemente dall'avversario che andiamo a incontrare, noi dobbiamo fare la nostra partita, imporre il nostro gioco e portare a casa sempre i 3 punti. Grazie.